Ciao a tutti e bentornati all'Android App Clinic Italia. Io sono Mario Viviani e sono Google Developer Expert per Android. Nella scorsa puntata avevamo analizzato insieme il tema Holo, cioè il tema stock per le applicazioni Android da Ice Cream Sandwich in su. Quella che vediamo oggi invece è un nuovo tipo di interfaccia, la cosiddetta Cards UI. Che cos'è la Cards UI? La Cards UI o interfaccia schede è un nuovo tipo di interfaccia di cui si avvantaggiano molte delle applicazioni stock e in particolare molte delle applicazioni di Google stessa. In particolare vediamo Google Now, Google Plus e Google Play addirittura avvantaggiarsi della Cards UI. La Cards UI è molto utile per suddividere contenuti. In particolare possiamo notare, per esempio in Google Now, il fatto che le varie informazioni fornite dall'applicazione siano suddivise ciascuna all'interno di una propria scheda, ad esempio il meteo piuttosto che i messaggi inviati dal navigatore, piuttosto che in Google Plus sono i vari post a essere posti ciascuna in una diversa scheda. E in Google Play invece sono le varie applicazioni a essere suddivise in una lista di schede. Per analizzare la Cards UI ho deciso di proporvi un'applicazione che si chiama Now SMS. Now SMS è sviluppata da Chromet, che è una società di due sviluppatori, Giulio Bider e Federico Oldrini. È un client di messaggistica che permette di inviare e ricevere SMS e MMS. E la cosa particolare di questa applicazione è proprio che si avvantaggia dello stile a cards, a schede. Vediamo insieme il design dell'applicazione. Per quanto riguarda la lista delle conversazioni, possiamo ovviamente notare l'action bar, di cui abbiamo già discusso nella puntata precedente della clinica, cioè la barra in cui sono presenti tutte le azioni più comuni della nostra applicazione, cioè per esempio per quanto riguarda Now SMS, ovviamente vogliamo nell'action bar un nuovo messaggio e il pulsante per segnare tutti i messaggi come già letti. Per quanto riguarda invece il contenuto della parte sottostante, possiamo notare il fatto che sia una list view che però è stata customizzata in modo tale che ciascun item di questa list view di fatto diventi una scheda. Possiamo notare uno sfondo più scuro della list view e i vari SMS sono individuati come delle schede con uno sfondo leggermente più chiaro e un layout customizzato. Anche per quanto riguarda la finestra di composizione messaggio, ovviamente vediamo la action bar con le emoticons in stile Hangouts, l'allegato che trasforma il messaggio in MMS e il pulsante di invio, possiamo notare che anche le edit text di composizione messaggio di fatto sono rappresentate come schede. Lo sfondo è più scuro e la scheda è più chiara. In questa schermata di composizione messaggio possiamo notare anche il fatto che è stato scelto un font particolare, cioè il font Roboto Thin, che è un'iterazione del font Roboto di default di Android con una typeface più sottile e il font è stato scelto leggermente più grande in modo tale che sia ben leggibile. Anche per quanto riguarda la schermata di conversazione, possiamo notare uno stile a schede, in particolare ricorda molto lo stile Hangouts, cioè Google Hangouts. Anche Google Hangouts è un'applicazione che presenta la schermata a cards. E Now SMS ha fatto proprio questo stile. Quindi abbiamo i messaggi inviati e ricevuti mostrati come schede. Quanto riguarda l'architettura dell'applicazione, Now SMS supporta come SDK da Android 2.3 in su. Il supporto è stato fornito con Action Bar Sherlock, implementando la support library versione 4. Consiglio a chi non l'avesse ancora fatto di migrare da Action Bar Sherlock, che è una libreria di terze parti, un'ottima libreria di terze parti in effetti, alla nuova libreria ufficiale Action Bar Compat, che oltre a consentire un passaggio da Action Bar Sherlock molto semplificato, in due passaggi è possibile trasformare la propria applicazione in Action Bar Compat. Ma offre anche supporto ad alcuni nuovi design pattern molto importanti come il Navigation Drawer.
Now SMS utilizza inoltre librerie di terze parti, tra cui l'Android Universal Image Loader, libreria per il caricamento del cache delle immagini, e Nine Old Androids per quanto riguarda le applicazioni, le animazioni dell'applicazione. Utilizza design pattern particolari per migliorare le prestazioni, in particolare il viewholder pattern per l'ellipse view, che consente uno scrolling perfetto della lista. E utilizza Fragment per i dialogues, e questo è un pattern molto importante per quanto riguarda il porting dell'applicazione su tablet, dal momento che i Fragment consentono la creazione di interfacce a più pannelli. Feature interessanti dell'applicazione. Gli sviluppatori hanno deciso di puntare in Apple Chase per quanto riguarda il modello di monetizzazione, e questa secondo me è un'ottima scelta, dal momento che consente di fornire un'unica applicazione e di espandere le funzionalità dell'applicazione utilizzando l'acquisto in app. Now SMS in particolare consente l'aggiunta di alcune funzioni interessanti come i pop-up, i reminder dei messaggi non letti e la possibilità di creare dei temi. La creazione di temi è anche una caratteristica che io ho molto apprezzato in questa applicazione, cioè la possibilità di crearsi un proprio stile, cioè è possibile modificare il layout a schede dell'interfaccia scegliendo colori diversi per lo sfondo della scheda, il colore del testo, il colore dell'SMS. Utilizzando alcuni tool molto comodi è possibile veramente customizzare l'interfaccia dell'applicazione. Una funzionalità molto utile è lo swipe to delete, cioè la possibilità di eliminare contenuti semplicemente scorrendo il dito su un messaggio ed eliminandolo. Questa funzione fa parte dell'interfaccia CardsUI, anche nella Google Now consente di eliminare schede non interessanti facendoci sopra uno swipe, e anche l'eliminazione di fotografie nell'applicazione Stock. Di Google, di Android, consente di eliminare le fotografie con un semplice swipe. Quindi facendo uno swipe, in questo caso verso destra o verso sinistra, indifferente, si elimina l'applicazione e cliccando il tasto annulla invece si può ripristinare il messaggio appena cancellato. Now SMS consente di personalizzare con moltissimi settings l'applicazione, in particolare consente di modificare i LED se il dispositivo è disposto di LED di notifica, possibilità di abilitare i reminder e addirittura di accendere lo schermo quando si riceve un SMS. Questa è una funzione che ho trovato molto comoda perché anche per i dispositivi che non dispongono di LED di notifica, accendendo lo schermo è possibile avere una notifica visiva molto, molto pratica. Miglioramenti futuri dell'applicazione, ci sono alcune icone chiare su fondo chiaro, sarebbe buona norma mettere sempre icone scure su sfondo chiaro, in modo tale che ci sia un distinguo ben visibile tra una funzione e uno sfondo. In particolare, essendo un'applicazione SMS, è bene prepararsi per l'avvento di Android 4.4 KitKat. Infatti, l'Android 4.4 soltanto un'applicazione di default può ricevere gli SMS, in particolare può ricevere un intent che si chiama SMS Deliver Action, che il sistema invia quando viene ricevuto un nuovo messaggio SMS. Per far sì che la nostra applicazione sia eleggibile come applicazione SMS di default, devono essere indicate alcune actions particolari nel manifest. Per ricevere SMS, per esempio, all'interno del tag application e receiver, dovremo mettere un particolare intent filter, cioè l'Android Provider Telefoni SMS Deliver. Se inseriamo questo intent filter all'interno del nostro broadcast receiver della nostra applicazione SMS, nel momento in cui viene ricevuto un SMS, se non è stata selezionata un'applicazione di default, la nostra applicazione sarà proposta come applicazione di default per ricevere messaggi. Stessa cosa per gli MMS. Per quanto riguarda la CardsUI, argomento della puntata di oggi, come fare per ottenerla?
Innanzitutto possiamo ottenerla con un custom styling molto semplice nel nostro layout, impostando come background di colore i 5,5,5 in esadecimale, oppure impostando bianco FFFFF come colore della scheda. Per quanto riguarda i margini, consiglio di utilizzare un margine di 10 dp per quanto riguarda i margini delle schede e un padding interno delle schede di 8 dp. Se invece vogliamo qualcosa di un pochino più raffinato, c'è la comodissima libreria sviluppata da Gabriele Mariotti, che si chiama Cardslib. Gabriele ha implementato l'interfaccia UI in modo molto articolato. In particolare ha creato delle classi come CardView, cioè una classe che indica una singola scheda in cui è possibile customizzare l'header, il thumbnail, l'ombra e l'area di contenuto della scheda. Ha implementato una lista di schede, una card list view e addirittura una grid view in stile Google Play per l'inserimento di contenuti in una griglia. Per oggi è tutto, vi chiedo di suggerirci le vostre applicazioni. Abbiamo una board su Trello, che si chiama The Android App Clinic Italia, in cui potete inserire e suggerire le vostre applicazioni. Ci sono varie categorie, se non trovate una categoria, proponetela nelle categorie future, poi saremo noi a notare le vostre applicazioni ed eventualmente a recensirle e a valutarle in una delle prossime App Clinic. Questo è tutto, vi ringrazio e vi aspetto nella prossima puntata di Android App Clinic Italia.